tenere in questa in assemblea un discorso. Non ci sono e penso vi starete chiedendo il motivo. Stamattina alle 6:30 sono stato svegliato da 3 agenti di polizia che hanno fatto irruzione nella mia casa a Vimodrone. Hanno perquisito l'abitazione mettendola soqquadro e hanno sequestrato diversi miei indumenti, il mio computer, la mia macchina fotografica e dei pericolosissimi scaldapiedi da ciclista pensando che fossero passamontagna. Sono stato accusato con diversi capi di imputazione che ancora non mi sono ben chiari, tutti comunque riconducibili alle manifestazioni e alle proteste svoltesi in Valsusa da giugno 2011. Terminata la perquisizione, sono stato portato in questura e mi sono state prese le impronte digitali e mi sono state fatte le foto segnaletiche. Dopodiché mi sono stati notificati i vari sequestri, dopo che mi sono stati notificati i vari sequestri, sono stati rilasciati in attesa del processo, con obbligo di dimora a Vimodrone. Non posso uscire dal mio comune di residenza. Ho da sempre appoggiato la lotta no TAV perché la ritengo una protesta giusta e necessaria. In Valsusa vogliono costruire una nuova linea ferroviaria ad alta velocità, Torino-Lione, dannosa per l'ambiente, che comporta un immane sperpero di denaro pubblico. Le montagne in cui vogliono scavare il condotto ferroviario sono amiantifere, quindi pericolosissime per la popolazione locale. Inoltre in Valsusa sono già presenti una statale, un'autostrada e una linea ferroviaria Torino-Valdorecchia che verrà depotenziata, rendendo più complicato l'afflusso dei pendolari verso Torino. Insomma, in un contesto come quello di oggi, dove vengono tagliati i treni pendolari di studenti e lavoratori, si vanno a costruire opere faraoniche con infiltrazioni mafiosi certe negli appalti, che non servono proprio a nessuno se non ai pochi eletti che si potranno permettere il costo del biglietto. In Valsusa è presente un movimento che si oppone alla TAV da più di 20 anni, che è fortemente radicato nel territorio e che è sempre riuscito a bloccare questo orribile progetto. A giugno 2011, nell'area preposta all'inizio del cantiere, è stato organizzato un presidio permanente, che poi è diventato un campeggio, una cittadina, la Libera Repubblica della Maddalena, direi una comune, dove nello stesso tempo in cui si protestava contro la TAV ci si auto-organizzava e si sperimentavano forme nuove di vita sociale, democrazia diretta decisionale riguardo alle cose da fare, divisione dei mestieri. Insomma, si sperimentava un nuovo modello di società, seppur in miniatura. Il 27 giugno la polizia, dopo ore di scontri con il massiccio impiego di gas lacrimogeni al CS, vietati dalle convenzioni internazionali, ha sgomberato l'area, distrutto la Libera Repubblica e militarizzato l'intera zona, facendo scempio del museo archeologico e delle tombe presenti. Il 3 luglio c'è stata la reazione del popolo no-TAV con un corteo molto partecipato, che si è diretto verso l'area del cantiere ed è culminato con l'assedio alle recinzioni con pesanti scontri tra manifestanti e polizia. I capi di imputazione si riferiscono in generale a queste due date. Nell'inchiesta sono state coinvolte circa 200 persone in tutta Italia, con circa una 30 di arresti, tra cui un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Vorrei dire a tutti i telegiornali e a quella merda di palazzi che non sono 2 cittadini della Valsusa arrestati, perché nel mio mandato la stragrande maggioranza degli inquisiti insieme a me sono residenti a Torino o in Valsusa. Al di là di tutto quello che mi preme dire è che, senza mezzi termini, mi è stato impedito il diritto allo studio, perché rispettare gli obblighi, se non lo faccio mi hanno detto che finisco dentro, devo rimanere a Vimodrone e non posso allontanarmi per nessun motivo, nemmeno per recarmi a scuola. Trovo tutto questo veramente scandaloso. Un'altra cosa che mi fa molto incazzare è che domani mattina magari leggerete sui quotidiani: Latino terrorista, arrestato il figlio del terrorista Claudio Latino, e questo mi fa molto male. E non perché io odi mio padre, al quale anzi voglio un bene immenso e che mi manca tantissimo, ma perché si usa la mia immagine, che la sua, in chiave forcaiola ed immigratoria, della serie sbatti il mostro in prima pagina. È chiaro che è stato tutto. Non si sente nessuno, potete urlare così. Dio. Potete urlare senza cosa. È finito. È stato tutto molto pesante, ma mi sto piano piano riprendendo, soprattutto grazie ai tantissimi messaggi di solidarietà da amici, conoscenti, compagni di classe e di scuola. Scusate se ho risposto alla metà, ma mi avete veramente tempestato. Ringrazio tutti immensamente, mi mancate tutti. Posso perfino dire mi manca la scuola. Mi avete commosso. Ora sempre la TAV!